Trapani, un pregiudicato arrestato dalla polizia per favoreggiamento della prostituzione. Mazara, maxi furto di materiale ferroso a Miragliano, in manette due persone. Palermo, rapimento Denisa, al processo d'appello accolte alcune richieste della parte civile. Campobello, un 25enne arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di droga. Mazara, amministrative 2014, ultimo weekend di campagna elettorale ricco di appuntamenti. Buongiorno e ben ritrovati con l'ultima edizione settimanale del TG Vallo, edizione che apriamo parlando di cronaca giudiziaria. Ieri avevamo appena accennato dell'udienza a Palermo del processo d'appello sul rapimento della piccola Denise Pipitone. Oggi vediamo nello specifico come è andato proprio l'udienza di ieri, processo che è stato poi aggiornato al 6 giugno. Vediamo. Abbiamo fiducia in questa Corte, sta a loro adesso capire come sono andate le cose e decidere. Con queste parole, ieri Pieramaggio ha commentato l'esito dell'udienza del processo di secondo grado sulla scomparsa di sua figlia Denise Pipitone, che si è svolta in Corte d'Appello a Palermo. Questo processo ha aggiunto alla madre della bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci può aiutare in tante cose. Ieri i giudici della Corte d'Appello hanno deciso di accogliere alcune richieste avanzate dall'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di parte civile in rappresentanza della signora Maggio. Innanzitutto la Corte ha deciso di risentire in aula Alice Pulizzi, sorella minore di Jessica Pulizzi, quest'ultima imputata per il reato di concorso in sequestro di minorenne. Inoltre i giudici hanno stabilito di rifare tutte le trascrizioni delle intercettazioni, di risentire l'ex poliziotto Gioacchino Genchi. È stata respinta invece la richiesta della parte civile di ascoltare il sordomuto mazzarese Battista Della Chiave. Il processo è stato quindi aggiornato al 6 giugno, mentre altre due udienze sono state calendarizzate per il 4 e il 18 luglio. Come si ricorderà, in primo grado Jessica Pulizzi è stata assolta dal Tribunale di Marsala all'accusa di concorso nel sequestro di Denise Pipitone. Ci spostiamo adesso a Trapani, dove invece la polizia ha arrestato un 50enne pregiudicato accusato di favoreggiamento della prostituzione. Lo stesso uomo è stato anche denunciato a piede libero per il reato di estorsione continuata. I particolari nel servizio. Per due anni avrebbe estorto denaro a un anziano di Trapani, approfittando delle difficoltà fisiche della vittima. Non solo, negli ultimi tempi avrebbe cercato di offrire all'anziano, in cambio dei soldi, delle prestazioni sessuali da parte di alcune donne. Per questi motivi il 50enne pregiudicato trapanese Paolo Giano è stato arrestato in flagranza di reato l'altro ieri dagli agenti della squadra mobile di Trapani. Le manette sono scattate per il reato di favoreggiamento della prostituzione, mentre per il reato di estorsione continuata Giano è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Secondo quanto accertato dalla polizia, negli ultimi tempi il 50enne si sarebbe presentato nell'abitazione della vittima dell'estorsione in compagnia di una donna, disponibile a intrattenere rapporti sessuali con l'anziano dietro il pagamento di una somma di denaro. La vittima però non ha accettato la proposta. Un rifiuto che non ha demotivato il pregiudicato, che anche in una seconda occasione è tornato dall'anziano con un'altra donna. In questo caso però la polizia era pronta a intervenire e ha bloccato sia Giano che la giovane romena. Quest'ultima ha confermato agli agenti di essere una prostituta. I successivi riscontri poi hanno consentito alla polizia di arrestare Giano e di condurlo nel carcere San Giuliano. Dopo la convalida dell'arresto, il GIP di Trapani, Lucia Fontana, ha disposto a carico del 50enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché l'applicazione del braccialetto elettronico. Proseguiamo con la cronaca. Un 25enne campobellese è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Il servizio. Un giovane è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Campobello di Mazara con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio. Si tratta del 25enne Cosimo Ferro, sorpreso dai militari d'allarma con oltre 200 grammi di marijuana.
Ad insospettire i carabinieri è stata la presenza di tanti giovani nei pressi di un bar della città. Scattato il controllo, la sostanza stupefacente è stata trovata all'interno di un immobile adiacente all'esercizio commerciale. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato addosso al 25enne 600 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. I militari hanno quindi deciso di estendere il controllo all'abitazione del Ferro. Al momento di entrare in casa, il giovane ha tentato la fuga. Al termine poi di un rocambolesco inseguimento, il 25enne è stato raggiunto e bloccato dai militari. All'interno della casa, oltre ai 200 grammi di marijuana, sono stati trovati due bilancini di precisione ed il materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Al termine delle formalità, Ferro è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L'amministrazione comunale di Marsala ha illustrato ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive il nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno che mercoledì prossimo diventerà obbligatoria su tutto il territorio lillibetano. La riunione è stata presieduta dall'assessore comunale al turismo Patrizia Montalto. Durante l'incontro, come si legge da nota, sono stati chiariti in particolare alcuni aspetti riguardanti le procedure da seguire per l'applicazione della nuova tassa. Adesso apriamo la consueta pagina dedicata all' informazione elettorale. Elezioni amministrative 2014 a Mazara del Vallo, comizi elettorali di ieri sera dei candidati a sindaco Toni Scilla e Pino Siragusa a Mazara 2 per presentare i rispettivi progetti amministrativi. Partiamo ascoltando le dichiarazioni rilasciate dal candidato Toni Scilla. È stato importante essere questa sera a Mazara 2. Effettivamente è un quartiere che vive momenti di degrado assoluto, è davvero mortificante, non da politico ma da cittadino, dover verificare che purtroppo nella nostra città esistono queste condizioni. Un impegno assoluto, la mia amministrazione lavorerà davvero per ridare dignità e credibilità ad un quartiere, perché davvero non esistono più cittadini di serie A e cittadini di serie B. Poche parole, vorrei che noi fossimo il riscatto di Mazara 2, la nostra voce in consiglio comunale e che darà dignità al nostro quartiere. Ora sentiamo invece uno stralcio dell'intervento fatto ieri sempre a Mazara 2 dal candidato sindaco Pino Siragusa. Noi dobbiamo partire da chi ha bisogno, perché poi pian pianino noi andremo a fare le cose piccole, ma anche le cose grandi, per arrivare a essere Mazara non l'ultima città d'Italia, l'ultima città della Sicilia, l'ultima città della provincia. Dobbiamo invertire la rotta e per fare questo dobbiamo prendere la scopa e cacciare via tutti quelli che sono dentro il palazzo. Li dobbiamo cacciare via! Aria nuova! E qua ci sono persone nuove, non ci sono persone vecchie che da 20 anni che vengono qua e vengono a dire sempre le stesse cose. Persone nuove, che hanno capacità, che sanno quello che devono fare, che devono parlare con la gente, bisogna stare dentro la gente. Il comune non è il palazzo, è la casa di tutti, dove quantomeno un sindaco può anche allenare con un discorso, può dialogare. Non può dire con questo non ci parlo, con questo non ci voglio parlare. Dobbiamo scendere tra la gente. E allora questo io vi dico. Vi dico questo e vi dico che io cambierò Mazara perché ho accanto le persone che insieme a me possono cambiare le cose. E non sono da solo, perché ho anche dietro un partito che mi sostiene. Non ho una lista civica, ho un partito che mi sostiene. Il candidato a sindaco di Mazara Roberto Frazzetta terrà un comizio questa sera con inizio alle 19 in piazza Mocarta. L'aspirante primo cittadino sostenuto dalla lista Frazzetta Sindaco parlerà di svariati temi come metanodotto, smart city e possibilità di finanziamenti per la città. E questa sera alle 22 in piazza della Repubblica invece comizio del candidato sindaco Toni Scilla sostenuto da Forza Italia e dalle liste La Svolta, Mazara nel cuore, Socialisti per Mazara. Parlerà anche tra gli altri Salvatore Iacolino, candidato per il rinnovo del Parlamento europeo, interverrà telefonicamente anche il presidente Silvio Berlusconi.
Si prosegue poi domani sera con i comizi di Pino Bianco in Piazza Mocarta alle 19 e poi a seguire il comizio di Pino Siracusa alle 20 sempre in Piazza Mocarta. In Piazza della Repubblica invece domani sera alle 19 comizierà il candidato sindaco Nicola Cristaldi. Di randagismo si occupa il candidato sindaco Vito Torrente. Abbiamo un ricovero che può contenere al massimo circa 70 cani e non per lunghi periodi di tempo. È evidente che questo non rappresenta la risposta adeguata alle esigenze di Mazara del Vallo, dichiara in una nota Torrente. Il nostro progetto prosegue, prevede l'ampliamento dell'attuale ricovero in modo che possa rispondere appieno alle esigenze cittadine e possa quindi limitare le spese che gravano sulle casse comunali per un servizio esterno che attualmente costa circa 200.000 euro l'anno. Prosegue il Vinciamo Noi Tour del Movimento 5 Stelle per le piazze siciliane. I portavoce nazionali e regionali saranno oggi a Castellammare del Golfo alle 17 presso la Villa Comunale e alle 18.30 ad Alcamo in Piazza Ciullo. E gli attivisti 5 Stelle di Mazara del Vallo pongono l'attenzione sulle spese elettorali dei singoli candidati. Premesso che la spesa complessiva dei pentastellati è di 6.000 euro e che tutto verrà rendicontato pubblicamente, 5 Stelle invitano tutti gli altri candidati a fare altrettanto. È iniziativa questa mattina a Tonnerella della lista Insieme per Mazara per la pulizia del litorale. Ascoltiamo in proposito Filippo Mannone. Siamo sì della lista Insieme per Mazara, ma questa è un'iniziativa che abbiamo preso fra quattro amici all'interno della lista per protestare contro un'amministrazione comunale. Ricordo a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando che 5 anni fa, nel programma elettorale dell'attuale sindaco, una delle cose principali che ha detto è che renderò fruibile la spiaggia di Tonnerella anche d'inverno. Noi siamo qua alle porte dell'estate e la spiaggia risulta ancora essere sporca, piena di bottiglie, piena di cartacce, di plastica, di siringhe, eppure l'amministrazione comunale ha trovato i fondi e il tempo per asfaltare la Rosso Umberto. Quindi che possa essere questo di sprono all'attuale amministrazione comunale, anziché fare il manto stradale del lungomare Mazzine, che venga a Tonnerella, che quanto prima ci saranno migliaia di persone che dovrebbero trasferirsi qua a Tonnerella e non hanno di che per andare alla spiaggia. E inizia nel primo pomeriggio, subito dopo la replica di questo TG, la programmazione elettorale sulla nostra emittente. Dalle 15.30 alle 17.30 potrete seguire nell'ordine gli spazi elettorali di Giovanni Palermo, assessore designato del candidato sindaco Pino Bianco, lo spazio del candidato sindaco Vito Torrente, del candidato sindaco Pino Siracusa e della candidata al Consiglio Comunale Francesca Di Giovanni. Stasera poi con inizio alle 21 potrete seguire gli spazi elettorali di tutti i candidati a sindaco che hanno programmato sulla nostra emittente la propria campagna elettorale. Andiamo avanti con il telegiornale. Lega Ambiente organizza una giornata all'insegna dell'ecologia a Levanzo. I volontari si daranno appuntamento domani alle 10 presso il porto dell'isola Egadina. La giornata prevede una passeggiata ecologica fino alla grotta del Genovese dove sarà effettuata la pulizia della scogliera. L'iniziativa del Circolo di Lega Ambiente è stata organizzata in collaborazione con l'area marina protetta dell'Egadi e con il comune di Favignana. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, rientro in studio, le altre notizie e gli altri servizi. Proseguiamo il notiziario tornando alla cronaca, a Mazara del Vallo in particolare, dove i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato 2 persone per furto di materiale ferroso, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo giovedì pomeriggio hanno arrestato 2 persone con l'accusa di furto di materiale ferroso. Si tratta di 2 uomini sorpresi dai militari dell'arma mentre erano intenti a svaligiare un magazzino situato in contrada Miragliano. I 2, GM e BM, le iniziali, sarebbero entrati all'interno del magazzino praticando un buco sul muro di uno degli immobili vicini. Servendosi poi di una moto Ape, gli stessi sarebbero riusciti a portare via circa 2 tonnellate di materiale ferroso e quindi a nasconderlo in un altro posto. I militari, grazie anche alla collaborazione con la locale polizia municipale, hanno sorpreso i 2 ladri mentre portavano via il rimanente materiale presente nel magazzino. Nel corso dell'indagine è stato individuato inoltre il luogo dove era nascosta la riportiva, ovvero in un immobile di via Giovanni Paolo II, nella disponibilità di un minore. Per quest'ultimo è quindi scattata la denuncia a piede libero alla Procura dei Minori di Palermo con l'accusa di furto in concorso.
Al termine dell'operazione l'intera merce è stata restituita al legittimo proprietario. Il Movimento per la Vita di Marsala organizza la seconda edizione della Salsicciata della Solidarietà. Si tratta di un'iniziativa benefica di raccolta fondi per sostenere i circa 90 bambini aiutati dall'Associazione Pro Life Marsalese. L'iniziativa si terrà il 2 giugno presso il Centro Sportivo Spagnola Club a partire dalle 10. L'Assessorato regionale per i beni culturali e la Sovrintendenza di Trapani hanno pubblicato un bando per l'appalto del progetto Arte e Poesia a Selinunte. Lo rende noto il sindaco di Castelvetrano Felice Errante. L'importo a base d'asta è di 182.000 euro. Il progetto avrà come location il Parco Archeologico di Selinunte al fine di promuoverne la valorizzazione e la fruizione culturale. Il bando può essere consultabile sul sito internet della Regione e sul portale istituzionale del Comune Castelvetrano. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 13 giugno. È in programma stasera la Notte dei Musei. A Gibellina è prevista una manifestazione itinerante con visita al Museo delle Trame, l'inaugurazione di una mostra fotografica e visite al Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao. Le iniziative prenderanno il via alle 15. A Trapani invece entrerà in funzione l'illuminazione monumentale permanente del Castello della Colombaia. Una troupe di una TV norvegese sarà in provincia di Trapani per girare alcune location che serviranno per un reality show. Tra le città dove saranno fatte le riprese c'è anche Castelvetrano. Per la nostra città e per la provincia di Trapani, dichiara in una nota il sindaco Felice Errante, sarà una bellissima vetrina verso il mercato norvegese. Si tratta di un paese con un'economia particolarmente sviluppata in considerazione anche delle tratte aeree che collegano l'aeroporto di Trapani Birgi con la Norvegia, prosegue Errante. Potrebbe significare un'incredibile promozione a costo zero per il nostro territorio e anche per la nostra regione. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Anche per oggi siamo arrivati al termine del TG Vallo che tornerà puntuale lunedì alle 14. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.